Oggi vediamo le 10 abitudini più importanti, i modi di pensare e di comportarsi utilizzate da qualsiasi persona di successo e che possono letteralmente trasformarti la vita. Ciao, sono Andrea SLX e aiuto le persone a cambiare mentalità e a smettere di accontentarsi. E come dico sempre, se vuoi cambiare la tua vita, se vuoi avere il tuo successo personale e lavorativo, devi cambiare le tue abitudini. Quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e c'è anche una campanellina lì di fianco. Cliccaci per attivare le notifiche, turn on the notification, per non perderti i prossimi video, le migliori guide, i migliori metodi sul business, mindset, crescita personale e i migliori processi che ti permettono di arrivare al tuo successo. Perché come dico sempre, dietro all'ottenere ciò che si vuole veramente c'è un metodo, c'è un processo per farlo. E chi è riuscito in questo non era più fortunato o più intelligente di te, aveva solo un buon processo per farlo, un processo migliore del tuo. E per realizzare quel processo, se vuoi avere anche tu quel processo e realizzarlo, allora devi cambiare la tua routine giornaliera, devi cambiare le tue abitudini. Ma che cosa significa il successo? Il successo ha significati diversi per persone diverse. Per alcuni vuol dire il raggiungimento di risultati finanziari importanti o la libertà finanziaria, il diventare milionari per esempio. Per altri può voler dire raggiungere particolari tipi di riconoscimenti o posizioni. Per gli sportivi invece significa i trofei, i campionati, le medaglie. Ma per molti significa semplicemente raggiungere uno stato di benessere, di salute e di felicità. Ma qualsiasi cosa significhi per te, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e prendi nota di queste 10 abitudini utilizzate da tutte le persone di successo in qualsiasi area della vita e per qualsiasi significato di successo. Numero 1. Settare gli obiettivi. Non esiste una persona di successo che non fissa i propri obiettivi. Perché le possibilità che tu riesca a trovare ciò che vuoi senza un obiettivo chiaro in mente che ti fa andare avanti per raggiungerlo sono pressoché attorno allo zero. Se tu non sai dove stai andando, finirai in qualche posto in cui non avevi pianificato di essere. Settare gli obiettivi è la cosa numero uno per qualsiasi persona che aspira al successo. Definisci esattamente cos'è quello che vuoi, il tuo obiettivo finale. Poi scomponi in piccoli pezzi il processo, esattamente cosa è necessario fare per arrivare fino a là. Mini obiettivi. Assicurati che il tuo perché, la tua ragione per fare quello che vuoi, sia una ragione forte, in modo che quando si incontrano quei blocchi stradali, quegli intoppi, quando le cose vanno male come sempre, tu saprai sempre cosa devi fare ed avrai sempre la motivazione necessaria per farlo. Avrai la forza e la motivazione di continuare ad andare avanti, oltre al sapere cosa devi fare nel pratico. Numero 2. Assumiti la piena responsabilità della tua vita. Un altro attributo chiave di tutte le persone di successo è che loro si prendono la completa responsabilità di tutti i fallimenti e i successi nella loro vita. Diversamente dalla maggioranza, loro non giocano mai il ruolo della vittima. Se qualcosa non funziona, loro non incolpano mai gli altri. Loro imparano la lezione. Impara un altro modo per capire come non fare più una determinata cosa e vai avanti velocemente. La tua energia è sempre meglio spesa nel presente, mentre pianifichi per il futuro e tieni conto di dove vuoi arrivare. Il tuo modo di pensare dovrebbe sempre essere: come posso far funzionare questa cosa? E cosa posso imparare da questo? Non vivere mai nel passato. Non uscirtene mai con delle scuse sul perché non sei dove vorresti essere. Ricorda che tutti prima o poi si sono ritrovati a soffrire per dei blocchi o per delle spinte all'indietro. Chiunque ci ha passato. Chiunque ha l'opportunità di restare a incolpare gli altri o dare la colpa alle circostanze. Oppure di prendersi la responsabilità, andare avanti e creare un futuro migliore. Indipendentemente da cosa possa essere accaduto o da cosa possa succedere, sei tu che decidi cosa fare adesso. Numero 3. Devi avere una grande autodisciplina. La disciplina è una grande caratteristica di tutte le persone di successo. Ed è una cosa che puoi sviluppare con la ripetizione, con la costanza di fare le cose. Qualsiasi persona che lavora da casa o per conto suo, senza supervisionamenti, conosce l'importanza di avere una grande autodisciplina. Quando tu sei da solo, che cosa fai? Scegli di andare sui social media, o di guardare dei video dei gatti su YouTube, o di fare qualcosa che porterà dei benefici alla tua vita e al tuo futuro. Considera che è molto più facile avere una grande disciplina
se hai degli obiettivi chiari ed una ragione importante per seguirli. Qualcosa che sia molto, molto più importante di inutili distrazioni. Numero 4. Devi essere ossessionato per lo sviluppo personale. Non puoi veramente dire di avere successo o di aver ottenuto successo se hai rinunciato a lavorare su te stesso. Questo non significa che non devi mai essere soddisfatto. Devi realizzare che la natura umana è il voler crescere, migliorare e imparare nuove cose. Sii aperto all'imparare nuove cose e a sviluppare la tua mente e il tuo mindset tramite dei mentori, dei corsi, dei libri. The more you learn, the more you will earn. Più cose impari e più guadagni, finanziariamente e spiritualmente. Numero 5. Leggere. Loro leggono un sacco. Leggere è un comune passatempo per tutte le persone di successo, mentre la maggior parte delle persone non riesce a stare 2 minuti da sola senza annoiarsi, o prendere il telefono per andare sui social media, probabilmente per fare dei post su quanto sono annoiati. Una persona di successo invece è quasi felice di essere da sola, stare da soli in silenzio. E hai l'occasione di leggere qualcosa, di ascoltare qualcosa che, oltre a impararti cose nuove, ti migliora la mente, ti sviluppa il cervello mantenendolo attivo, migliorando quindi non solo la tua mente ma anche la tua vita. E se non sei un lettore, prova audiolibri, prova podcast educativi, prova videocorsi. Questo stesso video è un video educativo e puoi ascoltarli anche quando stai facendo altre cose, tipo quando sei in palestra o stai guidando in macchina o stai sotto la doccia, ed utilizzare quel tempo che normalmente sarebbe sprecato per imparare nuove skills, nuovi punti di forza. Numero 6. Gestire bene il proprio tempo. La gestione del tempo è essenziale per ottenere ciò che si vuole. Le persone comuni di solito diventano stressate, si lasciano sopraffare quando ci sono troppe cose da fare nella lista delle cose da fare. Le persone di successo raramente si lasciano sfasare. Devi avere delle priorità. Devi priorizzare per prima le cose più importanti, le cose che forniscono un beneficio maggiore, e lasciare per dopo le cose meno importanti e per ultime quelle non importanti, sapendo che ha più importanza svolgere per prime le task che hanno più valore. Se vuoi avere successo, devi pianificare in anticipo le tue mosse, giorni, settimane, mesi in anticipo, sapendo chiaramente cosa è necessario fare per realizzare i tuoi obiettivi e portare a termine i tuoi progetti. Numero 7. Assumersi i rischi. Se non compri il biglietto, non puoi vincere la lotteria. Ovviamente non ti sto consigliando di giocarti i numeri all'otto, perché per calcolo statistico è praticamente impossibile vincere. Ma è per farti capire che se non esci dalla tua zona di comfort, se non fai cose difficili, se non ti assumi i tuoi rischi, non puoi ottenere i grandi risultati che desideri. Le persone di successo sanno che ci sono dei momenti in cui devi assumerti dei rischi in modo di poter arrivare dove devi arrivare. Spesso la maggior parte delle persone non si espone, non si espongono. Restano nel loro comfort perché inconsciamente hanno paura di fallire. Tuttavia, in realtà, il più grande fallimento esistente è il rimpianto. Rischia di andare per la vita che vuoi, altrimenti è garantita una vita che non vuoi. Numero 8. Continua ad andare avanti anche quando subisci dei fallimenti o delle spinte all'indietro. Tutti subiamo delle spinte all'indietro. Quante volte ti è capitato che magari pensavi di star facendo funzionare veramente qualcosa? Poi d'un tratto va tutto a picco e ti ritrovi al punto di partenza. Ogni singola persona che prova a vivere la propria vita da sogno deve prima passare attraverso il fallimento. Molti di loro si sono persino ritrovati a perdere tutto quanto. Molti rinunciano, lasciano perdere. Ma le persone di successo non rinunciano mai. Continuano ad andare avanti, sapendo che la loro persona, il loro carattere, la versione migliore di se stessi, è in realtà costruita nelle avversità, è formata nelle avversità. Perché la tua storia è scritta in ogni momento e sarà ancora migliore se c'è stato un punto in cui hai dovuto risorgere. Numero 9. Trova un modo di vincere. Le persone di successo trovano un modo. Qualsiasi cosa la vita possa lanciarti addosso, devi affrontarlo. Schivalo, passaci sopra, qualsiasi cosa sia necessaria, ma devi trovare un modo di vincere. È la mentalità del whatever it takes, qualsiasi cosa serva per riuscirci. È la confidenza di sapere che qualsiasi cosa possa succedere, io darò tutto me stesso e non lascerò nulla sul tavolo. Trova un modo di vincere. Numero 10. Fai quello che ami. Se tu non fai quello che ami, non puoi veramente chiamarlo un successo.
Spendere la maggior parte delle tue ore lavorative, anche conosciute come la maggior parte della tua vita, facendo un qualcosa che odi, forse per soldi, non puoi veramente chiamarlo un successo. È una tortura per l'anima. Se devi soffrire all'inizio facendo un qualcosa che non ti piace per ottenere in seguito una vita che ami, allora fallo. Ma non perdere mai la vista di quale sia il tuo scopo finale, la tua vera ragione. Trova il tuo scopo nella vita. Pensa a tutte le cose che ti piace fare più di ogni altra cosa al mondo. Fai un brainstorm di come puoi trasformare quelle passioni in profitti. Fai quello che ami ogni giorno. Anche se dovessi prendere un taglio allo stipendio, sappi che ne varrà la pena. Fai quello che ami ogni giorno e in realtà non dovrai più lavorare veramente per il resto della tua vita. Questo è tutto per oggi, spero che questo video ti ispiri a mettere in pratica le abitudini e i modi di pensare delle persone di successo. E ricorda, non scoraggiarti all'inizio, anche se dovesse sembrare un pochino difficile. Le abitudini si formano in almeno 30 giorni, quindi non provare una volta per poi fermarti subito. Tu vai avanti e provala per un po' di giorni. Sperando che questo video ti sia piaciuto, nel caso lasciami un bel pollice in alto cliccando il pulsante mi piace qui sotto. Se sei nuovo qui, grazie di esserti fermato e non scordarti di iscriverti al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!